Abbiamo proprio il piacere e l'onore di intervistare Chiara Tron, l'attrice che interpreta Tamara nella fiction Viola come il mare, che è appena terminata giovedì scorso con un finale che ci ha fatto emozionare tutti. Pochi giorni sono passati dal finale che ci ha emozionati tutti, quella di Viola come il mare 2, un finale che tutti, insomma, speravamo, quella di Viola e Francesco. Anche se ci dicevamo negli ultimi minuti qualcosa manca ancora, anche e soprattutto nel tuo personaggio, c'è ancora qualcosa da definire, soprattutto sul fatto sentimentale. Ecco, tu come hai ritrovato Tamara nella seconda stagione rispetto alla prima? Che dico sempre è che questa Tamara della seconda è un po' più morbida perché ormai siamo andati oltre alla questione posso fidarmi, non posso fidarmi, devo studiare, metto i muri, sono sulla difensiva, sono un po' restia. Questa cosa l'abbiamo scavallata. Lei ha capito che Viola è un'amica di cui si può fidare e quindi bypassiamo tutto quello che prima era. Dio, aspetta, non so ancora bene se cosa posso fare. Questa cosa sicuramente me l'ha resa ancora più vicina perché io sono una super estroversa, super espansiva, che non metto assolutamente muri, anzi apro porte, palazzi, portoni, cose, finestre, e cerco di entrare subito in relazione con tutte le persone con cui ho a che fare. E quindi è una Tamara sicuramente io come sempre, questo mi fa divertire molto quando la interpreto, però la trovo un pochino più umana, ecco, un'umanità un po' più simile alla mia perché non ha più bisogno di nascondere la vera sé, ha capito che è stata accettata la Viola per quella che è e quindi non ha bisogno di giocare a carte coperte. A me mi sento male ogni volta a sta paracrista in amore, non è che gli vada proprio bene. Diciamo, prima quello se ne va a Londra gli spezza il cuore. Mandiamo un saluto a Mario che mi sa che l'ho visto qua. Quell'altro che non si decide, vabbè, insomma, diciamo che sentimentalmente fa più fatica, però è un po' una cosa che io le vedo innata. Per quanto lei cerchi di combattere l'amore, i sentimenti più travolgenti, alla fine ce li ha e quindi vuoi o non vuoi ne viene travolta anche controvoglia e inaspettatamente, perché sicuramente quello, mentre quello con Alex era costruito un po' più tassello dopo tassello, nasceva insieme, questo con Raffaele arriva così, ex abrupto, e ti ritrovi, oddio, sono innamorata, e che succede adesso? Ha stravolto anche me, lì per lì, dicevo, oddio, come lo affrontiamo questa cosa? E poi io, insomma, Tamara prende le sue robe e esce fuori. Cosa succede? Questo me lo voglio saperlo anch'io. Lo scopriremo nella terza, il cambio radicale dalla prima alla seconda stagione, che se nella prima mi fermavano e mi chiedevano se ero Sabati, adesso mi chiedono se sono. È un passo avanti, anche se tuttora mi chiedono se sono effettivamente Giulia Michelini, ma vabbè. Beh, c'è una grande somiglianza. Io non l'ho mai incontrata, mai vista, infatti, se, Giulia, se ci stai guardando, ciao, ti somiglio a quanto pare. No, però devo dire su questo punto che sia tu che Giulia, che ho visto che siete tutte e due di Roma, avete fatto una grande recitazione in siciliano, tanto che sia per Giulia che per te, molti hanno detto: ma siete veramente siciliane? Perché la pronuncia è davvero eccezionale, in entrambi i casi. Grazie, grazie mille. Sono molto contenta, soprattutto quando questo complimento mi arriva dai siciliani, che per me è tipo la conquista. Oddio, grazie. Quando avevo iniziato ero un po' titubante, avevo paura del riscontro di chi effettivamente è siciliano, perché sai, quando qualcuno di non romano prova a fare il romano e non lo fa bene, a me mi scrive un attimo la vena. Avevo un po' di ansia, ma fortunatamente ormai sono circondata da siciliani dappertutto. Sì. Mi hanno aiutata e l'orecchio mi ha assecondato in questa cosa, fortunatamente. Con Francesca, sì, agli inizi, soprattutto nella prima, c'era magari quando cercavo qualche parola da dire in siciliano, qualcosa che potessi gestirmi, perché poi chiaramente non è che mi posso mettere a fare il dialetto, sennò se capimo io, te e qualche altra persona, insomma. Però nelle piccole cosine sì, mi ha dato qualche dritta. Ninni, in realtà Ninni no, ma semplicemente perché non abbiamo avuto molta interazione, però è stato molto carino perché quando abbiamo visto l'episodio insieme mi ha fatto i complimenti e mi si è stretto il cuore, si è stretto, allargato, ha fatto un'esplosione di emozioni. Cioè, a me Ninni Bruschetta che mi dice brava, io, oh, grazie, bravo tu. Beh,
Questo è un order vero, io sono stata fortunatissima sia nella prima che nella seconda perché il gruppo era tanto forte anche nella prima stagione, cioè con Simona, Tommaso, Daniele e Mario, c'è sempre stato un legame fortissimo e persiste tuttora. La fortuna che abbiamo avuto con la seconda stagione è che sono stati approfonditi da un punto di vista di scrittura i ruoli dei personaggi della redazione che non avevano molto respiro nella precedente stagione, quindi sicuramente questo ha fatto la differenza sul riscontro con il pubblico e sul gradimento, perché abbiamo tutti riconosciuto che la seconda stagione abbia fatto un salto di qualità da un punto di vista di scrittura, interpretazioni, quindi c'è stato un cambio radicale, ecco. Però io devo dire che a livello di compagni di set sono stata fortunatissima nella prima e nella seconda, e aver conosciuto Alice, Virginia, Lorenzo, Ninni, Giovanni, credo di aver finito con i new entry, sì, questi. Sono uno meglio dell'altro, cioè mi sono affezionata subito, abbiamo fatto un ottimo, un bellissimo gruppo, cioè siamo amici tuttora, non è quella cosa di ci sta sul set, no? Ci sentiamo quotidianamente, ci vogliamo bene, sono molto contenta di poterlo dire tanto per la prima quanto per la seconda. Non so, non mi sento di parlare di proprio amore da parte di Tamara, nel senso sicuramente le si è svegliata una campanella di allarme perché comincia a provare qualcosa. Adesso nella seconda stagione lei è più consapevole e mente un pochino di meno a se stessa, poi mente sempre, cerca proprio sempre di raccontarsela, ma alla fine è un pochino più consapevole. Quindi sicuramente secondo me in lei è risuonato il fatto che lui sia molto simile, che non abbia dovuto, mentre con Alex lui era tutto l'opposto di Tamara e lei si è un attimo dovuta adattare a questa cosa strana. E con Raffaele è un po' come guardarsi allo specchio e quindi il fatto che le piaccia lui è un po' anche come piacersi, no? Accettarsi un pochino, probabilmente si ritrova in lui e ora vedremo come svilupperanno questa cosa nella terza, perché io non lo so. Se pensate che io lo sappia, io non lo so, sto così sperando che ci sarò anche nella terza, ma voglio dire, speriamo di sì. Però sicuramente è una cosa che quando la guardo provo molta tenerezza nei suoi confronti, perché vedi questa parte fragile di lei che si innamora, anche se in realtà le basi per innamorarsi non è che fossero chissà quanto, sai, dici, l'ha trattata, l'ha portata a cena, le ha dichiarato amore, lei si è persa, in realtà lui è semplicemente stato se stesso senza raccontarle cavolate, tra l'altro, cioè, è stato molto diretto e lei, nonostante questo, c'è finita sotto. Che tocca fa? Sta povera Crista finisce sotto ai cristiani. Raffaele verrà conteso da Tamara e Mariam e ci può essere qualche scontro tra voi due Dunque, onestamente, non ho, io premetto che non ho la più pallida idea di che cosa parlerà, no, nella terza stagione, non lo so, sono ignara tanto quanto voi e non vedo l'ora di scoprirlo tanto quanto voi. Ma non credo, io credo che il rapporto con Mariam sia stato più necessario a Raffaele per capire delle cose di sé che non effettivamente come qualcosa che possa funzionare come coppia. E il fatto che si veda lui che sembri così innamorato, probabilmente perché è qualcosa di talmente tanto lontano da lui che l'ha un attimo destabilizzato e sconvolto, e credo che questa cosa lo aiuterà poi a capire, magari più avanti, cosa effettivamente si può provare per qualcun altro senza rimanere sul superficiale, eccetera. Però, oddio, spero vivamente che non mi mettano a scontrarmi con Virginia, perché a parte che è mia sorella, ma al di là di questo sarebbe veramente strano. Non credo, però sono pronta a tutto. Se devo combattere per prendermi quello che mi interessa, lo farò. Non lo so. Credo che il finale tra Viola e Demir dovesse essere questo, almeno alla seconda stagione. Cioè, sto bacio ce lo stiamo aspettando dalla prima, ce lo stiamo attirando, cioè siamo arrivati all'ultima puntata della seconda stagione, quindi se non avessero concluso in questo modo, probabilmente adesso ci sarebbe una rivolta fuori dal. E le nostre sceneggiatrici starebbero così. Quindi, secondo me, è stata una scelta molto intelligente e anche cioè, se ragiono in un punto di vista di ottica di serie, ci sta che alla fine della seconda si mettano insieme. Alla fine della prima lascia aperto perché è molto probabile che dopo una prima stagione si faccia una seconda. Tra una seconda e una terza non è così scontato, secondo me. Quindi chiudere i protagonisti è una cosa che necessariamente va fatta. Poi nella terza affronteranno altri step, almeno il bacio l'abbiamo archiviato, almeno finalmente si sono detti che si amano e che vogliono stare insieme, il signore si è lodato, ebbene, vedremo che cosa affronteranno nella terza, perché comunque ci sono tante porte aperte,
hanno chiuso la loro, che era principale, che era l'unica rimasta aperta, fondamentalmente l'unica, insomma, che era quella più grande rimasta aperta nella prima, e adesso nella terza vedremo come tutte queste porticine porteranno sicuramente ad influire sul loro rapporto, perché alla fine loro sono i protagonisti, quindi saranno quelli più vittima degli eventi rispetto a tutti noi. Tamara con Demir è un rapporto che mi fa molto sorridere, perché il fatto che sia vittima del suo aspetto fisico mi stende, questa cosa mi uccide. Però io credo che in realtà Tamara voglia semplicemente vedere Viola felice. Se Viola è innamorata di Francesco e Francesco è l'unica persona che può renderla felice, è ovvio che faccia da supporter. Poi quando Francesco si comporta da testina di cavolo, perché tante volte nella prima stagione l'ha fatto, e Tamara non è che gli fa: ma sì, ma dai, ma stai tranquilla, lui è un bravo ragazzo, no? Sottolinea gli errori che fa, e forse è proprio questo che poi alla fine aiuta anche Viola ad accettare che Francesco lo ama a pregi e difetti. E poi io trovo molto tenero il fatto che il personaggio di Demir lo abbiano fatto entrare così tanto in connessione con quello che prova anche lui, perché nella prima era Viola super connessa con le emozioni e lui era adesso anche lui si apre, e alla fine, ragazzi, tocca che stiamo insieme, cioè non c'è soluzione. Tamara, testimone di nozze di Viola e Francesco. Questo sì, io lo farei, cioè ci manca anche che non mi fanno fare la testimone, mi incazzo da Beh, morire. comunque c'è stata la battuta finale in cui Viola dice: adesso ci sposiamo. Esatto, ah, se non si sposano e non faccio la testimone, io protesto, eh. Io dico Tamara testimone, che lo sappiano tutti. Tu, Gian, come l'hai visto sul Io la set? Come Che ho visto Gian prima, quindi nella prima stagione, è stato al tavolo letture e lui già parlava in italiano probabilmente migliore del mio. Cioè, io ci sono delle parole che ha detto nel corso degli anni che mi sono rimaste impresse. Una è stata: venite qui alla chetichella, che io chetichella non lo uso mai, l'ha detto io la stavolta. Un'altra era sganassone. Ogni tanto tira fuori parole che io dico: ma com'è possibile che questo ragazzo sappia queste parole che nemmeno gli italiani probabilmente conoscono? Poi lui con i verbi è fortissimo, la consecutio temporum non la sbaglia mai, cioè usa i congiuntivi così, e sarebbe tipo l'idolo delle maestre, suppongo, e ha fatto un salto qualitativo impressionante, cioè non è che nella prima non lo parlasse bene, perché già nell'italiano lo parla, io che lui dica voglio parlare in italiano, perché è assolutamente in grado di farlo, proprio senza ombra di dubbio. Che sia migliorata anche la pronuncia, che dirvi, ragazzi, è un drago, cioè è Gian, che se vuole una cosa, quello si impunta e la fa, non ci stanno soluzioni. Questo è lui in tutto. E quando lavora sul set è esattamente questo, come lo descrivo io, il Big Gian, che è pronto, puntuale, carico a palla, con la sua coach che si sente, che lo sente con la cuffia, che se c'è qualcosa che non va chiede subito, pronto a sistemarsi, insomma, che devo dire, un drago. Ho fatto una scena, la prima scena che ho fatto con Gian è stata a fine riprese della prima, ed è una scena molto figa, perché l'avevamo girata due volte, con la soluzione che io dicessi a lui che Viola aveva una malattia e con la soluzione in cui non gliela dicevo, e poi alla fine è andata in onda quella in cui non gli dicevo che Viola era malata, e lo capisce lui alla fine della seconda. È stato molto figo, in ascolto, bello bello. Però insomma, non ti aspetti di recitare con lui dopo 7 mesi, l'ultimo giorno di riprese, e così è stato invece. Allora, io non lo conoscevo di persona, ma cioè, quando mi hanno detto ci sarà Gianni Aman, lo dicevo alle persone: ci sarà Gianni Aman, e la reazione era: no, ma quello di Daydreamer! Io credo di sì a questo punto. Quindi in realtà ho capito il fenomeno che era attraverso gli occhi delle altre persone, perché io non lo conoscevo. Quando poi ci ho lavorato insieme, ho vissuto anche quello che comporta lavorare con lui, che tutto il pubblico che lo adora, le fan che lo seguono, cioè c'è veramente un affetto che gli dimostrano incondizionato, allucinante, ed è meraviglioso. Però non mi aspettavo fosse così grande, cioè lo senti, ma te ne rendi conto solo quando ci lavori. E quindi diciamo in corsa mi sono resa conto del Gianni Aman, chi fosse. Per me era un pischello di 33 anni all'epoca, e niente, adesso c'era 34, infatti sì. Invece no, era Gianni Aman. Una delle tue primi ruoli è stata in Don Matteo, altra fiction che amiamo tantissimo. È la prima, sempre di Lux Vide, nel primo episodio della 13ª stagione. Ecco, lì invece il set, come l'hai trovato? C'era ancora Terence Hill, un altro C'era mito. ancora Terence Hill, ed era il primo episodio della stagione in cui lui avrebbe lasciato, infatti la lacrimuccia.
È stato un attore che mi ha destabilizzato per la sua gentilezza e umiltà, di un'umanità disarmante, che proprio dici: ma com'è possibile? Proprio una cosa che ti fa sgretolare il cuore. È stato veramente, veramente dolce. E poi io su Don Matteo ho avuto la fortuna di conoscere Mario Scerbo, che poi avrebbe fatto Alex, e Serena Limonta, che avrebbe fatto la protagonista di puntata in Viola come il mare 1, l'episodio 9, che sono diventati i miei praticamente fratelli, sorella, e Emma Valenti, che invece era la protagonista di Don Matteo di quella stagione lì, anche Maria Chiara Giannetta. Cioè, ho conosciuto tutti quelli che attualmente sono dei miei amici, che frequento assiduamente, sono le persone che più vedo in generale. Quindi Insomma, era destino era... fare. Ah, tra l'altro, è lì che ho conosciuto Vicario, e mi ricordo che il giorno della prima scena che ho girato in Don Matteo, ho detto a Vicario: ho fatto un self-tape per un progetto che farai tu. E lui fa: che personaggio era? Io ho detto Tamara. Ah, mi fa, che vuol dire? Ah, mi fa, beh, è un po' complicato, perché io all'epoca avevo i capelli lunghi, ero scura. Io e Francesca abbiamo i colori molto simili, quindi effettivamente con quei capelli ero tanto simile, magari, la donna più bella del mondo, però insomma, per dire, a livello di colori eravamo simili. E io mi ricordo che gli ho detto: senti, se questo è il problema, fatemi pelata e fatemi verde. E poi infatti così è stato, non mi hanno fatto pelata e verde, hanno cambiato il look e grazie a Dio è andata. Come hai affrontato il provino? Anche questa è una cosa che dico sempre: quando mi è arrivato il primo self-tape non c'era età, non c'era provenienza, quindi non c'era scritto che era siciliano, non c'era scritto niente, c'erano soltanto gli stralci. E io ho chiamato la mia agente e ho detto: padri, questo lo prendo, faccio il self-tape, mi diverto da morire nel farlo. Erano due scene, tra l'altro una poi non c'è mai stata, ma bellissime. Quindi proprio di quelle scene che quando le leggi dici: cavolo, qui posso dare un sacco di roba. E una era più comica, l'altra era più drammatica, quindi veramente fico. Soltanto che passa un sacco di tempo dal self-tape al primo provino dal vivo, quindi forse non è andata. Invece dopo un mese mi arriva. E la cosa fichissima è che è stata: io ho fatto il self-tape, un provino dal vivo, un altro provino con il regista, un provino con Francesca e la prova parrucche. Questo è stato l'iter. Anzi, la prova parrucca è stata prima dell'ultimo provino con Francesca. E mi hanno detto che mi avevano preso per Tamara il giorno in cui ero sul treno per andare a Spoleto e finire di girare Don Ah, Matteo. e quindi Matteo è proprio. Esatto, è stata la mia benedizione. E niente, quindi ho ricevuto questa notizia, sono arrivata lì a Spoleto tutta contenta. Oddio, ho chiamato mio padre, mia madre, nessuno sapeva niente che avessi fatto questo provino, perché tutte le volte che faccio un provino e poi ne parlo, insomma, è sempre meglio non parlarne. E quindi, insomma, è stato molto molto bello. I nostri protagonisti sono super amati dal pubblico, quindi loro ci hanno portato il loro pubblico, e noi ne abbiamo assolutamente vissuto, abbiamo vissuto di luce riflessa di questo, e questo lo ribadisco sempre. Perciò sì, sapevo che sarebbe stata accolta così tanto bene, perché loro due già avevano creato il pubblico che li seguiva e che li amava, quindi non vedo perché non avrebbe dovuto seguirle anche in questo progetto qui. Tra l'altro Gianni e Francesca funzionano tantissimo come coppia, piacciono insieme, quindi il pubblico di Francesca, il pubblico di Gianni, poi è diventato il pubblico della coppia, che poi è diventato il pubblico di tutti. Quindi siamo arrivati alla seconda, che onestamente quando io l'ho letta ho detto: con questa spacchiamo totalmente. Se abbiamo fatto dei bei numeri con la prima, con la seconda ne facciamo ancora di più. Ma era troppo ovvio, troppo chiaro che avessimo fatto un salto di qualità per non pensare che avremmo poi spaccato anche nella messa in onda. Quindi io, quando riscontro quello che pensavo, sono solo che felice. C'è la gente che dice: questa seconda stagione è pazzesca! E io dico: sì, dai, è vero, è esattamente così. E quindi sì, me lo aspettavo questo grande successo, devo dire di sì. Visto che si parla di primavera 2025, io fosse per me la farei adesso. Quindi aspetto solo che qualcuno mi chiami e mi dica: Chiara, sei sul set domani? Io, ok. Tempo voi girate a Roma negli studi Lux Vide, credo, le riprese quelle in redazione, ecco, per raccontare qualche segreto sul set, insomma, la redazione, però poi quando uscite fuori c'è la bellezza della di Palermo. Come suddividete questo lavoro sul set tra Palermo e Roma? Dimmi, dimmi, scusami. Quanto ci si impiega, ecco, più o meno, a girare una stagione, ecco, riprendendo il discorso delle riprese? Allora, noi la prima ci abbiamo messo 6 mesi, mi pare, da settembre a marzo. Questa abbiamo messo un pochino di più, anche perché Covid all'epoca, la prima Sì. stagione.
toccato un po', per un po' di tempo siamo stati fermi perché quando l'ha preso Francesca senza Viola è un po' difficile girare Viola come il mare. Quindi sì, abbiamo messo 6 mesi e in questa mi pare 4, 4 e mezzo, qualcosa del genere. E funziona, come funziona? Che facciamo le scene per location, quindi quando siamo a Palermo sappiamo che abbiamo un mese di tempo e in quel mese di tempo dobbiamo fare tutte le scene in esterno. Le giornate più faticose, tra virgolette, a livello di quante scene giriamo, sono sicuramente quelle negli interni, perché essendo studi di luxe abbiamo anche possibilità di fare magari straordinari con più facilità rispetto a quando sei in esterno che blocchi una piazza, per dire. Anche perché poi non è che ci andiamo piano con le location, ci abbiamo delle location che aiutami a dire aiuto, sono pazzesche, quindi giustamente non è che uno le può bloccare per 4 anni. Tra l'altro la mia location preferita è proprio la redazione, cioè il ballatoio della redazione per me è l'Arenella, è meravigliosa, mi sento troppo fortunata ad avere quella come location principale. Per chi lavora dietro, no, in realtà anche anche per gli attori, assolutamente, perché ci sono magari delle scene delicate che possono, il troppo entusiasmo può disturbare la concentrazione. Parlo soprattutto di scene magari intime tra Francesca e Gianna, che se c'è troppo macello è controproducente. Io devo dire che le scene che ho fatto nelle piazze più grandi erano scene piccole dove non avevo bisogno di chissà quanto concentrazione, magari passavo il motorino, aspettavo che Viola finisse, quindi a me non c'è mai difficoltà. Poi devo dire che ho riscontrato che il pubblico dei nostri protagonisti sa essere anche molto rispettoso, cioè sono i primi che si redarguiscono a vicenda. Quando qualcuno si comporta male, c'è sempre qualcuno che dice sì, però stanno lavorando, quindi magari anche meno. Però fa sempre piacere quando trovi le persone fuori dai camper che ti parlano anche in spagnolo o in altre lingue, sono venuti dall'estero per venirci a trovare. Cioè, per me io dico grazie e basta, grazie col sorriso e con il cuore che sorride, cioè, non è assolutamente un peso, per me assolutamente zero. Sogno di Tamara, testimone di nozze, ecco, lo scriviamo ora e vediamo se succederà. Di Viola Arturi, testimoni di Demir. Ah, Essere. abbiamo scritto la sceneggiatura. Esatto, Perfetto. l'abbiamo risolto, finito.